In questo video ci occupiamo di risolvere un integrale definito tramite il metodo di integrazione per parti. Consideriamo ad esempio questa integrale. L'integrale da un terzo a 1 di arcotangente di x. Questa integrale può essere scritta anche in questa maniera equivalente. L'integrale tra un terzo ed 1 di arcotangente di x per 1 in dx. Ricordiamo la formula di integrazione per parti. Si tratta quindi di andare a definire il fattore finito f di x e il fattore differenziale g' di x. Come f di x prendiamo arctangente di x. Come fattore differenziale g' di x prendiamo 1. Quindi immediatamente troviamo f' di x che è uguale a 1 diviso 1 più x al quadrato e il g di x, che è l'integrale di 1 per dx, che è x più c. La costante non la metteremo perché stiamo analizzando un integrale definito. A questo punto il nostro integrale di partenza verrà scritto in quest'altra maniera, come f di x, cioè arcotangente di x, per g di x, ovvero x, valutata tra un terzo ed 1, meno l'integrale tra un terzo e 1 di f' di x, cioè 1 fratto 1 più x al quadrato, per g di x, ossia x, in dx. Osserviamo che la funzione al numeratore ha meno di un fattore 2, esattamente la derivata della funzione al denominatore. Quindi l'integrale che abbiamo può essere visto come un integrale generale da un terzo ad 1 di una funzione m' di x diviso una funzione m di x in dx. Quindi uguale a logaritmo naturale del modulo di m di x valutato tra un terzo e 1. Nel nostro caso in particolare abbiamo che m di x è uguale a 1 più x quadro e quindi m' di x è uguale a 2x. A questo punto possiamo ritornare al nostro integrale, sviluppiamo direttamente questa parte. Questo significa valutare l'arcotangente in 1, moltiplicarla per 1, meno l'arco tangente di un terzo, moltiplicata un terzo. Meno, andiamo quindi ad analizzare il nostro integrale, l'integrale tra un terzo e 1 di. Vorremmo avere al numeratore la derivata del denominatore, quindi mettiamo 2x diviso 1 più x quadro in dx. Dal momento che abbiamo moltiplicato per 2, dobbiamo però dividere per 2 e quindi essendo una costante possiamo portare fuori l'un mezzo dall'integrale e scrivere arcotangente di 1 meno arcotangente di un terzo per un terzo meno un mezzo, riferiamoci a questa integrale, logaritmo naturale di 1 più x quadro valutato tra un terzo ed 1.
In questo caso non occorre mettere il modulo perché 1 più x quadro è sempre una quantità positiva. Quindi andando infine a sviluppare avremo arco tangente di 1 meno arco tangente di 1 terzo per 1 terzo meno 1 mezzo del logaritmo naturale di 2 meno logaritmo naturale di 10 noni. Utilizzando le proprietà dei logaritmi e sapendo che l'arco tangente di 1 è pi greca quarti, il risultato finale è questo. Thank you.